Enzo Avitabile, quando la felicità non la vedi, cercala dentro. Un gran bel pezzo, sempre tratto dal nuovo album di Enzo Avitabile, Lotto Infinito. Sono sicuro che sia piaciuto questo pezzo a un nostro caro amico, Umberto Di Micco di DMV Comunicazione. Ciao Umberto! Ciao a tutti, ciao! Sicuramente mi è piaciuto, come tutto il nuovo album di Enzo Avitabile, che è uno straordinario artista da tutto il mondo, come l'italiano che ha pensato il lavoro di Enzo contemporaneo. Enzo è sicuramente uno dei vanti della nostra città, ma vale che ampiamente con i regionali nazionali. A fine mese sarà a Bratislava in concerto e riproporrà il progetto che ha presentato in esclusiva quest'estate, Pomian Jazz, ancora del Vesuvio. No, facciamo un concerto sul Vesuvio a Cota Militura, per vedere, ed Enzo era l'anima di questo progetto con tre musicisti famosi con lui, Rio Zuzzo, lo storico collaboratore di Rino Daniele, per esempio, certo. A Ciaffi, a Riscan, a Sigar, e Gianluigi Di Venta alla chitarra, e dietro vita questa performance unica, inedita, incredibilmente esclusiva e evocativa, che è stata messa in scena. Il titolo che Enzo ha dato anche per omaggiare John Coltrane, il disco Ascension, a 50 anni esatti dalla pubblicazione, che è un omaggio all'amico nemico, come Enzo ha definito il demonio, che riproporrà appunto a fine mese a Bratislava in un concerto particolare per lui. Beh, questa è senza dubbio una cosa ottima, quella che ci hai, che hai riferito ai nostri amici ascoltatori, Umberto. Però negli ultimi minuti si annunciava oggi sui social, che crescono, insomma, riguardo l'Otto Infinito, gli apprezzamenti sia da parte della critica che la stampa specializzata sono numerosissimi. Il disco è piaciuto molto, sta suonando tantissimo, sia là suonando sia quest'estate dappertutto, ma ancora adesso continua a girare con vari progetti, con varie formazioni, sia con i volontari che con formazioni, diciamo, più snelle, più piccole, dal trio al quartetto. Ebbene, ecco, però caro Umberto, oltre chiaramente mo ci siamo trovati a parlare del maestro Enzo Avitabile, però ecco, diciamo che c'è spazio anche per un ex Sonic Youth, stiamo parlando di Thurston Moore. Tu hai avuto modo, correggimi se sbaglio, di vederlo molto da vicino recentemente, prima in aeroporto in realtà a Napoli e poi a Salerno live. Thurston Moore è stato con James Stewart l'ospite della 23 edizione di Alumbra, pezzo del futuro giovane, dietro la parte di Antonio Cimarco, che quest'anno tra i vari ospiti appunto alla Teatro Musa di Palermo, il concerto di Tasto Morri e James Stewart. James Stewart è uno straordinario chitarrista inglese che è accompagnato altrettanto straordinario chitarrista americano, ma che da qualche anno si è trasferito a Londra in un concerto epocale, usare questo termine epocale, perché è la prima volta che in effetti esibisce in campagna, cioè i Sonic Youth non si sono mai esibiti in campagna, questa è una cosa abbastanza strana, non è perché mi piacciono molto, ma comunque è una delle formazioni di gusto del rock alternativo, una formazione che ha dato una spintarella, passata in questo termine, a tantissimi gruppi straordinari. Mi viene in mente uno su tutti, Nirvana per esempio, ecco. Come è documentato anche nel documentario 1991 di Andrea Punk Brook, proprio in questi giorni il 25ennale, in quel documentario appunto si vede come Nirvana nel 1991 arrivavano in Europa, forse per la primissima volta o forse al loro secondo tour, a supporto appunto dei Sonic Youth. In quel documentario ci sono anche altre band che giravano con loro in quella tournée europea, come gli
Ramos, Denzel Junior, De Benedicto, tante altre formazioni, forse certo i Ramos che erano un po' più vecchietti, non è giù, vivono molto, sono in Italia, mi vengono in mente ad esempio i Marlene Wood, ma ci sono tantissime altre, tutta la musica indipendente che ascoltiamo oggi, in un certo senso ha un debito nei confronti, tasso un po' che non è giù. E quindi cioè, anche uno, anche un solo sono giunta in campagna per la prima volta è stato motivo di orgoglio, di fazione e devo dire che poi sono anche apprezzato dal pubblico, il teatro era benissimo, abbiamo fatto un tutto esaurito come gran parte di spettacoli di Mia Dumbra. Lui è stato in campagna quei giorni, è arrivato a Napoli, è andato subito a Salerno e ha voluto assumere molto della cultura nostrana, gastronomica, che è stato mezzo giornata da Tiscan a Salerno a comprare dischi, avrà acquistato una quindicina di LP di cose più variegate, che so, ha preso un paio di sbagliato, ha preso pure roba sconosciuta, jazz, musica africana, ha comprato qualcosa se non era anche di Elton John, quindi una persona estremamente curiosa che si è dedicato anche a fare un po' di vacanza dalle nostre parti. Diciamo. Non male, non male. Sì, a fine concerto si è fatto accompagnare a mangiare la brioche con il gelato, in questo periodo si è spopolando a Salerno, quindi gli hanno raccontato questa cosa. Ha approfittato subito di questa golosità, ecco, diciamo, non si è fatto scrupolo. No, senti Umberto, ecco, parlavi di Linea d'Ombra, hai detto grandi sold out, ecco, ma approfittando non solo, ecco, diciamo, di questa grande presenza dell'ex Sonic Youth e non solo, beh, di grandi diciamo avvenimenti, a breve ce ne saranno altri con protagonisti big della canzone, magari italiana e non solo. Beh, diciamo che così andando campagna, a memoria, ecco, chiaramente. Napoli la campagna purtroppo non da adesso, da un po' di anni, diciamo, pagano dazi su questo messaggio. Grandissimi nomi della musica internazionale raramente passano alle nostre parti. Ma secondo te perché? A che cosa è dovuto? A tanti motivi, al fatto di suonare al sud, prendere la conformazione vitale così come è fatta geograficamente, cioè scendere al sud per le grosse tournée comporta un dispendio maggiore di risorse, di tempo. Immagina un grande tour che deve portare tir con attrezzature lungo lo stivale per arrivare a Napoli, significa scendere e risalire. Questo è uno dei motivi. Un altro dei motivi è ahimè la poca, cioè la disaffezione del pubblico ai grandi eventi. Per quello è vero. Più eventi fai grossi, più abiti il pubblico a vedere grandi eventi. Da noi raramente, cioè uno stadio che purtroppo è poco adatto, diciamo questo termine, all'ospitalità. L'abbiamo notato anche con De Laurentiis recentemente, con Jovanotti quelle volte e Vasco. Gli eventi sono sempre stati accompagnati da grosse polemiche, a volte anche stelle, queste polemiche. Certo. Però non è solo questo, mettici anche che c'è minore disponibilità al sud, minore disponibilità di poter spendere soldi per biglietti che sono ahimè sempre più alti. Fino a qualche anno fa, l'Italia era uno dei paesi dove i biglietti costavano meno, adesso si fa purtroppo a linea. Può essere anche questa una delle colpe, ecco, diciamo. Quindi sono vari i fattori che concorrono, diciamo, ad allontanare i grossi nomi della musica internazionale da Napoli, però ogni tanto, diciamo, capita anche dalle nostre parti di ospitare concerti di grandi artisti. Quindi quando ci sono bisogna approfittarne, biglietti permettendo, è chiaro. Scusami,
No, dicevo, bisogna approfittare poi quelle volte, ecco, insomma. Sì, quelle volte bisogna approfittare, non sempre il pubblico napoletano, diciamo, risponde presente, ovviamente, È vero, ecco, stavo pensando proprio a quello in piazza. A polemiche infinite per l'utilizzo della piazza, quindi, ma recentemente è venuto anche, cioè, grandi nomi ne passano anche dalle nostre parti, però è meno frequente rispetto a città come Rispetto ad altre città, è Milano, chiaro. Bologna, Firenze, la stessa Padova che ospita spesso grandi nomi della musica, Roma con concerti estivi soprattutto. È vero, è vero. Senti Umberto, voglio farti fare anche una domanda dal buon Ciro che Ciao ti lascio Umberto, ciao salutare. Ciro, ciao. Sì, no, ti ho ascoltato molto attentamente in questi minuti perché hai detto tante cose vere, appunto, come anche quel problema logistico che secondo me è la base che appunto non permette di realizzare questi grandi concerti. Poi ricordavi anche la disorganizzazione in occasione del concerto di No, Bruce Springsteen. disorganizzazione, disaffezione del pubblico ai Sì, sì, sì. grandi eventi. Più che disorganizzazione, la difficoltà che hanno i promoter napoletani nell'organizzare eventi rispetto a colleghi di altre regioni, perché se lo Certo. stadio viene negato, oppure lo È stadio certo. porta una serie di polemiche, se la piazza viene negata, la piazza porta una serie di polemiche, cioè, al di là del minor come dire, bacino d'utenza, chiamiamolo così, che viene ai tuoi concerti, c'è anche un dispendio di energie, anche perché stare appresso a polemiche, Certo. rispondere, a volte anche assunti carte bollate, comprenderete che porta a uno sforzo maggiore, quindi Ma questo come va senza alcun dubbio. No, Sì. ma infatti io volevo chiederti proprio allineandomi insomma a questa appunto queste polemiche che ci sono state anche negli anni scorsi. Io ricordo ancora quella per Bruce Springsteen, ad esempio, insomma, Piazza del ricordavi tu la Plebiscito, Piazza del certo. Plebiscito, eccetera, eccetera. Però ti volevo chiedere, rispetto al passato, comunque Napoli ha ospitato ad esempio anche gli Iron Maiden al Palapartenope. Cioè, cos'è cambiato rispetto al passato? Non ricordo quel concetto, ci andai, forse il periodo peggiore della luminosissima carriera di Iron Maiden, cioè forse l'anno peggiore fu questo, La tocchi piano, Umberto. compresa la voce, eccomi qua. No, però sono arrivati, cioè quello che dico Sono comunque. arrivati e il promoter di allora ci aveva perso tanti soldi perché il Palapartenope era e quindi non sono più tornati. Beh, insomma, hanno visto come la E qui torniamo situazione. al discorso della disaffezione. Ma parliamo di 20 anni fa, se non Certo, ricordo male. 20 anni fa, Ma se certo. 95, 96, quel periodo là, ecco, sono passati circa 20 anni. Una formazione che ancora adesso fa mossi belli grossi. Eh certo, assolutamente, assolutamente. Ecco. Eh beh, sì, comunque insomma questa è una problematica che però bisogna secondo me in qualche modo risolvere, perché Beh, certo. Napoli non può restare fuori, cioè Napoli è la Poi ha capitale del fatto sud. riferimento al concerto di Jovanotti, ma in quell'anno venne anche Vasco Rossi, quindi comunque due Certo. tra gli artisti italiani più forti, ecco, diciamo sicuramente Vasco Rossi e Jovanotti. L'anno successivo è stato fatto un solo concerto allo Stadio San Paolo, quindi invece di aumentare i concerti sono diminuiti, sono ci sarà quest'anno Quindi quest'estate ce ne saranno zero, la prossima estate. quindi vi rendete conto da soli che la situazione, diciamo, non tende a migliorare, se non è stabile è in peggioramento. Ma a prescindere, Umberto, a prescindere dai luoghi, secondo te che periodo sta vivendo la musica? Non penso di poter rispondere perché per tanti motivi, però sta vivendo un periodo che è lo stesso specificamente la musica video costruire, sicuramente è cambiato il mondo, ma è cambiato il modo di ascoltare la musica, e stanno cambiando i supporti, cioè, Certo. la musica adesso la ascoltiamo non più attraverso un LP, una cassetta, un CD, ma è tutto virtuale. Ascoltiamo sul telefonino, ascoltiamo con supporti che diciamo abbassano Certo. per forza di cose la Umberto, qualità, passami la diciamo. battuta, la sentiamo anche tramite una web radio, magari. Vabbè, se vuoi radio è un altro discorso, ma no, non No, 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 cioè certo, no, la la qualità mia era una comunque. battuta, diciamo, quasi autoreferenziale, vabbè, però no, è No, chiaro il tuo ma infatti. discorso. Prima c'erano le web radio, prima c'era le radio pirata, ma ben Eh beh, vengano. certo. No, ma infatti, guarda, il La discorso. diffusione della musica è fondamentale, poi cosa diffondi è un altro discorso. Ora, Certo. adesso diffondiamo attraverso talent, attraverso anche
diciamo, social non sempre cose di qualità, ma diciamo, cose che servono a bene, ma questo è un discorso più ampio, soprattutto un discorso che diciamo, possiamo fare guardandoci alle spalle e ci accorgiamo che in effetti cambiano le epoche, ma il modo di fare musica, di diffondere la musica è più o meno sempre lo stesso. Diciamo, c'è una nicchia che prova ad andare avanti a fare anche scuola e per pochi, poi c'è la musica delle grandi masse che prende le altre piedi, diciamo, il 5 e i mezzi che multinazionali portano avanti. No, assolutamente, ma poi come dicevi prima, fortunatamente c'è ancora chi acquista i CD, cioè se lo fa un big della musica come Tears for Moore, perché non lo dobbiamo fare noi? Certo, assolutamente. Io sono una persona per questa la cosa fondamentale, essere una persona che si inventa, cioè non 5 minuti, pensate mezz'ora, ma per domani, non è uno di questi spazi italiani. No, la curiosità è fondamentale. Fa crescere, cioè conoscere cose nuove. Certo. Cose, magari non pensare neanche che vengono una festa più aria. Cioè, io sono un grande musicista che ascolto gli ascolti, l'unico video che posso dare anche come sta andando la musica dentro, come sta andando, come è sempre andata. Semplicemente tutto più omologato. È una constatazione, diciamo, agrodolce, se possiamo definirla così, caro Umberto. No, ma più che agrodolce è una cosa ciclica, cioè accade da sempre. Certo, no, vabbè, chiaro, nell'ottica magari del fan, ecco, dice che quello affezionato proprio che va ricercando sempre musica di un certo livello, ecco. Ma anche un certo livello, poi livello. Eh beh no, certo, è personale, è strettamente personale, è chiaro. Umberto, prima di salutarti e ringraziarti, ricordiamo, ecco, diciamo, come possono, ecco, seguire non solo te, ma anche DMV Comunicazione, i nostri amici ascoltatori. Marrakesh di Legno al Palmanteno, qui credo un altro qualcosa quando guarda la musica. Ottimo, diciamo, quindi le stati ci saranno un po' di cose, nel dubbio ci saranno grandissimi nomi, però aspettate. No, vabbè, io in estate mi aspetto l'ITFIBA perché hanno detto che verranno al sud, quindi. No, ma sicuramente saranno delle date in Campania, uscito un album nuovo. Certo. Da qui alle gli attendiamo al bar. Noi mercoledì già li andiamo a trovare alla Feltrinelli, quindi. Abbiamo sarà... quindi siamo testimoni. Tutti i giorni che sono venuti dalle nostre parti, erano su parte intentato. Ecco, appunto. Sì. Sì, quella precedente, quella d'Ercolano, tu dici? Sì, Ercolano. Ecco. Esatto. Noi c'eravamo a Ville Vesuviane, grande evento, grande serata. Assolutamente. Sicuramente il compleanno, non so tu, non so quanto. Certo. A breve saprete, voi siete, diciamo, formatissimi, andate in presentazione, andate voi. Nel nostro piccolo ci proviamo. Umberto, vabbè, grazie mille, grazie Umberto, di cuore. Grazie a voi. Un abbraccione, grazie Umberto. Ciao, buona serata. Anche a te, ciao.